Cristian sbaraglia, le prese con la regolazione dei comandi cambio. Almost. Cristian, ma questi comandi sempre più stretti l'uno con l'altro, ma è una moda, che senso ha montarli così? Ma tu non sei uno di quelli, no, sto no. vedendo che li monta. Quindi ecco, spiegaci un po' l'abitudine dei tuoi colleghi a montare questi comandi cambio molto stretti. Perché? Ma qual diciamo, è la ragione? Penso che c'è un dibattito molto acceso in merito. No, sicuramente qualcuno si è trovato bene, l'ha usati e poi penso parecchio sia una moda adesso. Io personalmente li uso abbastanza dritti, ho un manubrio abbastanza largo anche perché ho le spalle larghe. Però tu che manubrio hai? Quanto è largo il tuo 41, manubrio? 41, 41, quindi insomma 100. Molto largo rispetto alle abitudini di tanti tuoi colleghi che hanno addirittura il 38 se non di meno. Sì, diciamo, ho provato anche a usare un manubrio più stretto, però non mi sono trovato bene, quindi penso sia molto soggettivo. Poi la tendenza adesso è quella di usare manubri sempre più stretti, però io personalmente non sono un amante delle leve molto inclinate perché c'è anche meno controllo sulla frenata. L'UCI ha vietato le posizioni con i gomiti poggiati sulla curva manubri. C'è qualcuno che dice che i comandi stretti appunto bypassano un po' questo divieto e riesci ad appoggiarti sui comandi cambi, è vero o no? Questo potrebbe essere esatto. Anche un motivo. Io non so però come saranno le regole UCI, però metterei anche un limite all'angolazione fra manubrio e leve manubrio perché poi nelle situazioni di corsa può essere pericoloso. Può essere pericoloso, secondo me sì. Ti è capitata qualche situazione di pericolo? Sì, ora non direttamente, però sono convinto che alcune delle cadute che ci sono vengono anche causate da un'estremizzazione delle posizioni. A proposito di estremizzazioni, queste bici che avete sono sempre più performanti, ma sono anche più pericolose? Diciamo il ciclismo in generale aumenta sempre la velocità perché i materiali sono sempre più veloci, e le ruote sono più scorrevoli, i freni sono più performanti e aumentando la velocità purtroppo aumenta anche il rischio delle cadute perché i tempi di reazione sono fisiologicamente gli stessi e 10 anni fa c'era una frenata diciamo brusca magari a 45 km/h, adesso la stessa frenata è a 50. Ma dimmi la verità, indietro ci torneresti? No, indietro non si può mai tornare niente, mai, quindi no. Meglio così? Meglio così non lo so, però questo è, quindi alla fine il progresso fa parte dello sport, quindi andiamo sempre avanti. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, ciao.